Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Good Night Milano, il programma di approfondimento serale di Milano News, dove parliamo di diversi argomenti tra l'ambiente, la politica, l'attualità, insomma tutto quello che riguarda Milano e la città metropolitana. Io sono Andrea Valdeschi e come già potete vedere è qui con me Roberto Biscardini, buonasera, Buonasera, buonasera a voi. fondatore di Riaprire Navigli e coordinatore nazionale di Socialisti in Movimento. Buonasera. Sì, mettere insieme due cose non è facilissimo, anche se io sono convinto che il progetto di riapertura dei Navigli, è un progetto per la città più giusta, quindi in qualche modo c'è un Sì, collegamento rientra un po' in quel... col socialismo, Esatto. con l'idea naturalmente, no? Con l'idea generale di socialismo. Nel senso che riaprire i Navigli che sono stati chiusi nel 29 a Milano vuol dire intanto pensare a una città diversa da quella di oggi, Certo. con meno macchine, soprattutto in centro, soprattutto togliendo le macchine dalla cerchia dei Navigli e da via Melchiorre Gioia, o comunque riducendo il traffico, non proprio togliendole del tutto, ma riducendo il traffico in quelle zone. E fare quello che fanno tutte le città del mondo in questo momento, cioè investire sull'acqua, c'è chi riapre canali, chi riapre fiumi, chi insomma offre al cittadino delle opportunità di uso di città che non sono appunto quelle un po' sclerate dell'uso dell'automobile e basta. Certo, ecco, E ma quindi è una i... città più bella, più giusta anche in Esatto. quanto più bella. È proprio questo, no, il discorso, che comunque della riapertura dei Navigli si parla da ormai tanti Beh, anni. noi abbiamo fondato l'associazione praticamente 10 anni fa e ci stiamo Quindi... lavorando da 10 anni. Faticoso costruire il consenso, soprattutto costruire il consenso politico. Immagino, ma infatti le faccio una domanda subito fuori dai denti. Ma questi Navigli, li riapriamo o non li riapriamo? Mi piacerebbe che siano aperti prima che io passi ad altra vita, come dire. Vabbè, ma no, dai, No, non si dicono queste non si dicono cose. queste. No, perché c'è una storia molto divertente di uno che in Francia nel 1600 riaprì il canale navigabile du Midi, quello che va dal Mediterraneo all'Atlantico. Però morì pazzo a metà dei lavori e quindi Vabbè, non le auguriamo la io non stessa devo fare cosa. questo lavoro. Ecco, no, quindi io credo che si possano riaprire assolutamente. C'è un consenso, secondo me, abbastanza largo nella città, al di là dei comitati del no, qualche comitato del no c'è sempre. Bisogna poterli riaprire, questo che sosteniamo noi, e questa è la parte più difficile. In un modo tale per cui incidano poco sulle finanze pubbliche. Cioè noi Ok. siamo convinti che si possano riaprire il cosiddetto project financing, cioè con la partecipazione anche di privati. Perché? Una sorta di Perché crowdfunding, potremmo chiamarlo. crowdfunding più project financing, cioè Ok. intervento proprio del privato nella realizzazione dell'opera. Perché questo? Perché bisogna dire subito che non sono un costo, ma sono un investimento. Cioè le ricadute economiche che noi abbiamo studiato recentemente nella ricerca, che voglio dire aprire nuovi settori industriali, tra virgolette, cioè turismo, commercio, settori alberghieri, tutta questa roba qua, ma anche aprire nuove possibilità di sviluppo in settori ecologicamente interessanti. Per esempio, abbinare al progetto di riapertura dei Navigli un grande piano, per esempio, per la realizzazione di pompe di calore, per cui si riscaldano le nostre case non più col gasolio o col gas, ma con l'acqua. Ne parlavamo di questo giusto appunto settimana scorsa con Rete Irene, no? E stavo notando, no, che in quest'ultimo periodo c'è una sorta di filone, una sorta di pensiero che forse più di prima sta arrivando prepotente, che è un cambiamento di stile che produce qualità di vita e risparmi, perché come diceva lei giustamente è un investimento, non è un costo. Cioè, migliorare la qualità della vita, migliorare la qualità del paesaggio urbano, perché vuol dire costruire un nuovo paesaggio, cioè non possiamo pensare a Milano così com'è con dentro un canale, possiamo Certo. pensare che nel momento in cui si mette il canale si cambia alla quota zero, diciamo, Nel della frattempo città. chiedo alla regia se può mandare il video con il progetto che Sì, è stato c'è cioè, il progetto progettato. che deve essere perfezionato, ma vuol dire realizzare molte zone pedonali al loro intorno, per esempio.
dicevamo prima di pompa di calore, ma potrei anche pensare, come dire, per esempio, i cittadini che sono contrari, giustamente dal loro punto di vista, dicono: ma non è che ci mettete una video, noi non possiamo più tornare a casa in macchina. Ecco, questo non deve essere, bisogna garantire anzi parcheggi al contorno dei rigli per non consentire le macchine parcheggiate lungo la strada, ma per consentire ai cittadini di avere la propria macchina in un parcheggio adeguato. Certo, anche perché Però adesso invece è proprio lungo la strada. è solo parcheggio Certo. selvaggio in Sì, qualche sì, sì. modo. Ma soprattutto dobbiamo pensare a un modello di città in cui ci sia meno traffico, ma non, io non sono molto d'accordo perché si fa l'area C o l'area B, cioè non solo perché chiedi al cittadino di pagare quando entri in una zona centrale della città, io sono profondamente d'accordo, in disaccordo, ma perché facendo questa prima opera di riscoperta della Milano città d'acqua, come lo è sempre stata per centinaia e centinaia di anni, si può organizzare una città che ha un'organizzazione del traffico diversa da quella attuale. Anche perché mi viene da pensare che mentre l'area B e l'area C siano dei provvedimenti, una cosa come la riapertura dei navigli è un cambiamento culturale, È anche profondamente strutturale, diverso, è anche strutturale. strutturale. Cioè bisogna fare insieme al progetto di apertura dei navigli, è questo che chiediamo al Comune, un progetto per la riorganizzazione del traffico, sapendo che fra 10 anni o 20 anni o 30 anni, teniamo conto, diciamo ai nostri ascoltatori, i navigli di Certo. prima sono durati 800 anni, cioè quindi Direi dobbiamo che, guardare lontano, certo, ecco, dobbiamo un po' guardare, sì. cioè probabilmente fra 30 anni avremo un modello di organizzazione della nostra mobilità completamente diverso, cioè molti di noi non avranno più la macchina, molti useranno il car sharing oltre che le macchine, oltre che i mezzi pubblici. Ci saranno le macchine Senza autista. senza autista, che hanno bisogno però di andare a un posto e ritornare indietro nel parcheggio da sole per Certo. avere la ricarica della macchina elettrica. Quindi dobbiamo pensare a questi navigli. Intanto, ecco, poi abbiamo chiuso con questo messaggio, non come un'opera del passato, ma come un'opera del futuro, anzi del grande futuro. Anche perché stiamo parlando di Milano, che è una delle metropoli più importanti al mondo. Sì, infatti, ma secondo noi è un progetto, secondo noi è il progetto ambientale, quindi ecologico, più importante che Milano potrebbe realizzare dal dopoguerra ad oggi. Non ha fatto uno che ha queste dimensioni. E Certo. nello stesso tempo è un progetto che potrebbe segnare la caratteristica della Milano innovativa dal punto di vista tecnologico in molti Certo, settori. che possa prendere le altre città per mano e non che debba seguire le altre città. Abbiamo questa grande opportunità, cioè noi avevamo questo canale che abbiamo chiuso, le altre città d'Europa che avevano gli stessi canali non solo li hanno difesi, ma li hanno anche perfezionati, cioè non parliamo delle città olandesi, Bruges, Amsterdam, eccetera, ma anche Parigi, Londra, Berlino. Adesso persino Madrid ha aperto il Manzanar, quindi come dire, città che hanno lavorato sull'investimento dell'acqua. L'acqua è ormai in tutto il mondo riconosciuto un fattore di competizione internazionale, cioè si compete, uno potrebbe dire Vancouver, vabbè, insomma, ma potrebbe citare delle grandi città al mondo in cui quando arrivi lì. Insomma, se uno arriva, faccio esempio Bruges, che è una città media, ma insomma, prima di andare al museo prende il battello e gira il battello della città. Cioè, Certo, nel senso, è una certo. forma di attrazione molto maggiore. Naturalmente noi da qui, non volevo fermarmi, ma... No, no, ma prego, prego, è un argomento molto importante anche per i Ecco, milanesi. sì, no, da qui bisogna pensarlo come un progetto intanto lombardo. Ok, Non quindi solo... Non che si solo amplia, diciamo, non solo per il comune di Milano, ma proprio per la regione. Non c'è dubbio, cioè, anche perché gli studenti, più delle persone anziane, forse lo sanno, forse oggi, stasera vanno su internet e vanno a scoprire. La rete dei navigli lombardi c'è ed è fatta di 140 km. Naviglio Grande, Naviglio Martesana e Naviglio Pavese. La somma di questi tre navigli fanno 140 km. Gli manca 8 km a questa rete per essere messa in Certo. collegamento. Quindi quando io dico 8 km a Milano per farne funzionare 140, vuol dire che se io apro questi 8 km, posso
posso io stesso, ma anche un turista che gli piace andare sul lago di Como. Adesso Como è un lago di grande attrazione turistica, è una delle mete più importanti della Lombardia. Cioè può partire da Colico con la sua barchetta, sì, e venire giù attraverso Milano, in questi 8 chilometri che mancano, e va a Pavia, poi va sul Ticino, sul Po, va a Venezia. Beh, direi che è una... Infatti per me è l'itinerario Colico-Venezia. Ma è un'ambizione, sì, importante. Quindi va visto come, bello, un progetto grande. Per quello che io ero contrario, per fortuna adesso il sindaco Sala ha rimosso questo errore che stava facendo, di realizzare le cosiddette 5 tratte, okay, le cosiddette 5 vasche, perché quelle non erano navigabili. Se questo David non è navigabile, non serve, non serve riaprirli, giustamente. Serve. Ecco, ma abbiamo fatto tanti discorsi appunto, sì, sulla riapertura dei navigli e sul fatto dell'importanza che ha una riapertura di questo tipo, no? Ma la domanda che mi faccio io spesso è: ma chi è che può essere contro un discorso simile? Perché comunque stiamo parlando di un qualcosa che aiuterebbe la vitalità di una città, la vivibilità di una città. Allora, ci sono tre categorie dei contro, grosso modo. Quelli che hanno paura che danneggiano coloro che ci abitano sopra. Ok. Perché, per esempio, gli abitanti di via Melchiorre Gioia, faccio un esempio, okay, perché quello riduce il numero di stazionamenti di auto sui marciapiedi o ai fianchi dei marciapiedi, e secondo me il comune finora sbagliando non gli ha dato la soluzione alternativa, mentre bisogna dargli, perché su questo hanno ragione loro. Cioè io non posso fare naviglio e poi dire arrangiati, no, questo sarebbe, certo, completamente sbagliato. La seconda categoria è una categoria, quella che mi piace meno, di intellettuali, che dicono: vabbè, ma ormai la città è cambiata, i navigli appartengono al passato, non si può ripristinare una cosa che non c'è più, non capendo, come dicevo prima, che stiamo parlando di un progetto nuovo, non di un progetto vecchio. La terza categoria è quella che ritengono che i navigli siano un costo, ma dicevo prima non lo sono, ma soprattutto non siano una priorità. E da questo punto di vista, lo dico da socialista, prima dicevo la città giusta, certo, c'è chi dice: ma prima dei navigli bisogna fare le case popolari, faccio un esempio. Okay. Assolutamente giusto. Cioè, nel senso che non è che io dico facciamo i navigli e non facciamo le case popolari. Ma a volte è proprio questo il discorso. Uno cerca la scusa di dire: no, ci sono altre priorità. Ma uno può fare le stesse, cioè le cose le può fare così. Sì, soprattutto una cosa va spiegato anche ai ceti meno abbienti, che giustamente hanno il diritto di rivendicare le loro cose, come le rivendico anch'io, peraltro. Certo. Le case popolari vanno fatte perché corrisponde a un fabbisogno pregresso che Milano non è stata in grado di soddisfare. Certo. E non lo fa nemmeno oggi, peraltro, secondo me, adeguatamente. Quindi i fabbisogni pregressi vanno soddisfatti. Però una città non può solo fermarsi ai fabbisogni pregressi, deve anche progettare il futuro lontano. Ecco la politica, la funzione della politica. Non è solo guardare ai bisogni dell'oggi, ma è anche guardare ai bisogni delle giovani generazioni e del domani. E io faccio sempre un esempio per far arrabbiare alcuni miei amici, che se si ragionasse come dobbiamo soddisfare le priorità, la Scala di Milano, che è stata bombardata nel 1943, sarebbe ancora lì bombardata, perché non era la priorità rifare la Scala, certo, rispetto a tante altre cose, case, trasporti, marciapiedi, buche, certo, eccetera. E allora sarebbe ancora lì. No, invece no, bisognava ristrutturare la Scala e bisognava fare le case popolari. Ecco, lei mi ha fatto un assist, non so se volontario o involontario, però sulla politica, no? Sulla questione di quanto la politica sia importante per il futuro e non solo appunto per il presente. Stiamo vivendo un momento politico, diciamo, possiamo dire magari di transizione, no? Tra quello che è stata la cosiddetta vecchia politica a quella che potrebbe essere una nuova politica. Poi sul discorso generale torneremo più tardi. Innanzitutto vorrei parlare più di Milano, no? Come sta Milano? Nel senso, questo comune sta funzionando? Funzionava meglio con la giunta di prima di Pisapia? C'è bisogno di dare, diciamo, un rinforzo rispetto ad alcuni temi importanti? Ma io da socialista, quindi da persona di sinistra, diciamo, dico che queste giunte di sinistra non sono sufficientemente di sinistra.
cioè, che è una cosa che sentiamo spesso, no? Nell'ultimo periodo. cioè, nel senso che non è che facciano male, ma forse fanno poco. Io sono stato anche consigliere comunale nel periodo di Pisapia sindaco e per esempio la battaglia sulle case popolari la facevo io, non la faceva lui. Per esempio la battaglia per maggiore verde negli scali ferroviari. Per esempio, l'ho fatta io e non sono d'accordo in quello che si sta facendo, che abbiamo regalato alle ferrovie dello Stato quelle aree per fare business, sostanzialmente. Certamente. Allora, come dire, c'è una politica di sinistra da rendere più evidente, più aggressiva. Per quello che io considero i Navigli in quanto opera ambientale, in quanto opera ecologica, Certo. adesso faremo un appello a tutti coloro che, per esempio, venerdì scorso sono andati in piazza per Per l'ambiente. difendersi dai pericoli Il ambientali. Naviglio è un pilastro di Esatto. questa Di fare, per cosa. esempio, di questa questione una questione fondamentale. Cioè, quando i giovani, i ragazzini, delle elementari, delle medie e su vanno in piazza dicendo voglio un ambiente diverso per il mio futuro, ecco, stiamo dicendo questa cosa qua. E sulla giunta di Milano, io credo che si potrebbe fare un po' di più. Poi forse il sindaco Sala, che io rispetto al quale avevo molte perplessità, forse per certi versi si sta comportando anche meglio di quanto non si poteva pensare all'inizio. Ecco questo. Ok, va bene, è stato piuttosto chiaro. Lei tra l'altro ha un'esperienza molto importante nell'ambito della politica tra regione e comune, no? È stato È senatore. stato, esatto, è vero. E appunto parlando della base centrale, che poi è Roma, da cui tutte le decisioni poi vengono prese, io vorrei chiedere intanto alla regia se mi manda la prima immagine che abbiamo per questa serata, che è l'immagine del nuovo segretario del Partito Democratico, no? Nicola Zingaretti, che è stato votato praticamente all'umanità Certo. dagli iscritti al partito. Ecco, un socialista come lei, come vede questo nuovo leader? È un leader che può integrare quelle che sono i vari partiti di sinistra, perché comunque no, non possiamo nascondere il fatto che la sinistra, uno dei problemi Troppi. forse della sinistra è stata che non è mai riuscita, no, ad avere un'unità importante per combattere quella che invece è stata sempre una destra molto più unitaria. Ecco, Certo. Zingaretti in questo scacchiere, no? Che ruolo ha? Ma Zingaretti, sorridevo prima perché a me sembra un'incompiuta, come dire, Zingaretti. Cioè forse anche lui un segretario di transizione rispetto al PD. Il PD doveva uscire da quel cono d'ombra che è stato Matteo Renzi e doveva uscire con un segretario sufficientemente rassicurante, come può essere Zingaretti, per consentirgli di prendere almeno un voto in più di quello che ha preso il 4 marzo scorso. Se prende un voto in più, Zingaretti è già a posto, come dire. Ecco. Poi se prende un voto in più del 20%, allora è grande, se prende un voto in più dei 5 Stelle è grandissimo, come dire. Ma Ecco. lei Però fa, lo farebbe sull'acqua. lei un patto con Zingaretti? Cioè lei, se Zingaretti venisse a dire facciamo una coalizione, torna da noi, tornate tutti insieme al Partito Democratico. È una bella domanda perché tendenzialmente sì, nel senso che, come lei diceva, se è vero che il pericolo oggi in Europa è la destra, è anche giusto che la sinistra, al di là di tutte le sue divisioni, al di là di tutte le proprie cocciutaggini, i micro leader che ha intorno, trovi la forza e la generosità anche, no? Di stare insieme. Io da socialista però dico una frase che ha detto un comunista, come Zingaretti, perché Zingaretti è un comunista, viene dalla Federazione Comunista del Partito di tanti anni fa, insomma è parte di quel mondo lì. L'altro giorno Emanuele Macaluso, che compie in questi giorni 95 anni, ha fatto un'intervista al Corriere della Sera e dice, io non vedo ancora una forza politica capace di fare propria la storia del socialismo italiano.
Di questo ci sarebbe bisogno, e lo dice un comunista, naturalmente dopo 20 anni, certo, 30 anni di fine del comunismo, perché il comunismo è morto dall'89, morto proprio, non c'è più. Quindi, a Zingaretti direi, cominciamo a discutere se il tuo partito è una forza capace di recuperare lo spirito, i contenuti del socialismo italiano, perché sennò tu fai il socialismo europeo quando devi tirare fuori la bandierina socialista, certo, poi no, fai un po' il democristiano quando tiri fuori Prodi e dici in fondo siamo anche con loro, adesso poi imbarca anche Pisapia, quindi anche un po' di sinistra, insomma è un po' un mischione, un po', diciamo, mischione. Quindi non si capisce la sua identità. Devo dire che l'intervento anche di domenica di insediamento, che ho sentito per tratti, non è un bel intervento, perché da un lato dice l'Italia andrebbe bene se avessimo vinto il referendum, quindi siamo fermi agli errori di Matteo Renzi, fermi agli errori, che vuol dire essere fermi a tre anni fa, non aver capito che il 65% degli italiani ha votato contro quella roba lì, quindi non è che puoi dire hanno sbagliato gli italiani, cioè questo è... Poi la cosa più affascinante, ma lo dico come una battuta, dice riorganizzeremo le donne del PD, ma mi sembra di essere tornato, ma qua non so, i vecchi se lo ricordo, c'era l'Unione Donne Italiane, era l'organizzazione comunista delle donne degli italiane anni 50. Sì. Vabbè. Sono stato regia... troppo impietoso, sì. No, impietoso no. Ha fatto un bel quadretto, diciamo, di quella che è la situazione. Chiedo alla regia, invece, eccolo qui, lo possiamo vedere in regia, la seconda figura. Lei prima parlava, no, del fatto che non c'è un collante in questa sinistra. Un collante però Matteo Salvini è riuscito a farlo, nel senso che alla fine i sondaggi lo danno ben oltre, più che gli altri, eh? Sì, però cioè, forse che... la sinistra sbaglia nel momento in cui sottovaluta una figura politica come Matteo Salvini. No, lo conosco da tanti anni, anche se non ho mai condiviso il suo pensiero politico, ma Matteo Salvini oggi è la destra. È la destra anche dura, quella che io chiamo la destra brutta, vista dal mio punto certo, di vista. Certamente. E lo dico, lo è anche forse al di là di come la pensa lui, nel senso, indipendentemente da quello che vorrebbe fare, perché in Europa Salvini non può stare che con la destra brutta, e quindi si colloca in quella cornice e diventa più a destra forse di quanto non sarebbe neanche. Ma lei si è spiegato com'è possibile che una figura come Salvini comunque riesca ad avere dalla sua parte la maggioranza degli italiani in questo momento? Beh, la maggioranza degli italiani è molto mobile, cioè okay, hanno votato 40% 5 anni fa per Matteo Renzi, il PD, poi gli hanno dato il 18% 3 anni dopo. Adesso, siccome non c'è più un partito, una politica ideologica, diciamo così, il voto è molto mobile, e anche conta molto la capacità che indubbiamente Salvini ha di stare sul pezzo, di stare sui giornali, stare sulle televisioni, di muovere i social, ha una struttura potente dietro di sé per lavorare intorno ai social, e poi c'è il deserto intorno, cioè questo è il problema. Aveva una sinistra, l'avevo detto prima, frantumata, debole, che non ha ancora costruito un progetto che siccome si chiama socialismo, anzi si chiama socialismo o barbarie. Cioè l'alternativa al socialismo è la barbarie nel mondo, sì, non solo sì, qua, il socialismo inteso come valori di libertà e di giustizia, e lui ha anche il problema che la destra è debole, perché Berlusconi è andato in disgrazia, cioè quindi se forse Berlusconi non fosse andato in disgrazia, fare un'altra cosa impietosa, visto che si divertiva, se andasse nelle isole Cayman e stesse là per sempre, forse Forza Italia riprende fiato, come dire. Sì. Ma siccome non lo fa, lì c'è questo peso enorme, anche lui contro la propria volontà, cioè non è che, ma ormai l'immagine è quella. E l'antimmagine della destra di Berlusconi è una figura tutto sommato giovane come quella di Matteo Salvini, è anche mobile, veloce, lui non fa nulla, fa propaganda, cioè, ed è quello che la gente vuole. Poi
vediamo alla prossima finanziaria cosa succede, perché quando poi vai sulla pancia e sulle tasche degli italiani, forse la questione regge meno. Il pericolo, glielo ho detto una volta, il pericolo di Matteo Salvini è che gli finisca esattamente come Matteo Renzi, cioè che imploda lui per colpa sua. Cioè, perché fa talmente tante cose che alla fine poi sbacca. Può essere un boomerang che torna indietro. Ecco, parlavamo di mobilità e quindi chiedo alla regia l'ultima immagine. Chi più del Movimento 5 Stelle è un movimento, proprio dello stesso nome, no? Movimento, certo. Mobilità. Ecco, io voglio fare questa domanda più che su Luigi Di Maio, che comunque è il simbolo in questo momento del Movimento 5 Stelle. La sinistra ha sbagliato nel quel famoso marzo 2018 a dire no al Movimento 5 Stelle? Secondo me sì, secondo me assolutamente sì. Ma infatti un altro errore di Matteo Renzi, perché non l'ha fatto la sinistra, non l'ha fatto neanche il PD. Matteo Renzi, che aveva con l'abilità di rompere le scatole in casa d'altri, la sera prima che c'era l'incontro è andato in televisione da Fabio Fazio e gli ha detto mai con i 5 Stelle. E quindi ha in qualche modo rotto le uova del paese. Secondo me ha sbagliato, perché è vero che 5 Stelle non sono un movimento molto affidabile, però nel non fare questa scelta tattica, che non sarebbe stata senz'altro una scelta strategica, peraltro abbiamo consentito che si mettessero insieme due partiti che in campagna elettorale si sono detti di tutti i colori, hai cementato gli avversari. È una regola della politica, anzi proprio dei comunisti, Togliatti aveva fatto l'accordo con Badoglio pur di non stare con Mussolini, come, non so come dire, devi dividere il fronte, invece lì hai dato proprio impasto a un movimento che forse sta ancora cercando la sua identità. No, hai dato impasto a Salvini il 30% di 5 Stelle, che lo usa e lo sta schernificando via via. È vero che il Movimento 5 Stelle è un movimento che finché il movimento andrà via via sempre più su una strada poco credibile, nel senso che peraltro di solito quei movimenti non dovrebbero andare al governo, ha detto una componente oggettivamente di sinistra, e su questo sbaglieremmo a dire, infatti non è un movimento di destra il Movimento 5 Stelle, è trasversale, è molto trasversale. Forse la sua trasversalità la paga politicamente, però poi le sbaglia tutte, ma quelle le sbaglia proprio Di Maio, cioè, nel senso, non so, guardiamo i gilet gialli francesi, che come sempre i movimenti possono avere all'inizio dei dati molto positivi e poi se diventano violenti, naturalmente in un giorno perdono tutto il consenso che hanno costruito prima. Ma lì Di Maio ha anche sbagliato i riferimenti, è andato da quello più, come più dire, estremista di quel movimento, quindi non puoi governare in Italia, là ti allegano, quindi lì sono entrati in una fase un po' preoccupati del fatto che Salvini gli porta via voti, li stanno perdendo. Ok, le faccio l'ultimissima domanda, una risposta proprio secca. Con chi andrebbe a cena? Zingaretti, Salvini o Di Maio? Zingaretti, perfetto. Con questa io la ringrazio per essere stato con noi. Seguite ovviamente il sito web di Riaprire i Navigli, perché comunque il progetto sta andando avanti. E posso fare un appello? Certo, certo. No, seguite anche la pagina Facebook. Noi abbiamo 23.000 circa like, però sono dei like un po' pigri, cioè non condivido, eccetera. Invece noi abbiamo bisogno di costruire un consenso sui contenuti. Una rete. Sui una contenuti. Rete. Va bene, noi ovviamente ci rifacciamo all'appello del dottor Biscardini e noi ci rivediamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Good Night Milano. Arrivederci. Buonasera.